Benvenuti amici e amiche di Vino di Vino, oggi vi voglio portare nel mondo delle nostre recensioni prodotti che abbiamo trovato su Amazon a prezzi davvero eccezionali e oggi abbiamo trovato un prodotto davvero speciale che io cercavo da anni ma non ho mai acquistato perché il prezzo normalmente era proibitivo. Adesso con circa 50-60 euro abbiamo trovato questo prodotto davvero unico che è lo Spremi agrumi manuale, come quello che io da bambino, da ragazzino guardavo nei bar, oppure il famoso Spremi agrumi della limonata a cosce aperte che si fa a Napoli ma anche in Sicilia, insomma da varie parti. È un prodotto davvero robusto, molto pesante, ha questa funzionalità, manualità bellissima, molto vintage, un prodotto anche di estremo arredo perché è proprio bello da vedere nelle sue sfaccettature così classiche, ed è un prodotto facilissimo da usare e soprattutto molto facile anche da pulire perché si rimuove tutto in un attimo e si sciacqua sotto acqua, semplice acqua corrente. È efficace perché la quantità di succo che si spreme con questa pressa è davvero tanta e si possono fare davvero tantissime cose sfiziose. Tutti gli agrumi bene o male si possono premere, il famoso melograno, periodo di melograni, periodo invernale, che fa tantissimo bene al nostro corpo, e si possono premere anche i melograni, le mele grane, anzi, perché non si dice melograno, il melograno è l'albero, la mela grana è il frutto del melograno, perché so già che voi siete pronti, zac zac, a punzecchiarmi qua sotto, fetenti, vi conosco. Nel nostro caso abbiamo premuto dei pompelmi, abbiamo premuto dei limoni, come potete vedere nelle immagini che stanno scorrendo, e tutto quello che vi consiglio, come al solito, lo trovate in descrizione, trovate il link Amazon, potete cliccarci e andare a vedere anche solo per curiosità quanto costa e che tipo di prodotto è. Cos'è la granita a cosce aperte? La limonata a cosce aperte è limone, acqua frizzante e soda. L'effetto che ne scaturisce con il bicarbonato di sodio diventa tutto più spumeggiante, inizia a sgorgare dal bicchiere questa limonata, esplodere, e uno per evitare di sporcarsi apre le cosce e si mette così, altrimenti si bagnerebbe tutti i pantaloni e anche le scarpe. Ecco perché granita a cosce, limonata a cosce aperte. Se vi è piaciuto questo prodotto, questa recensione, lasciateci un like e mi raccomando commentate qui in basso e attivate sempre la campanellina. Io mi bevo la mia spremuta di pompelmi e limoni e ci vediamo alla prossima puntata di Cose di Case di Vino di Vino. Oggi non me ne va bene una.